I canali di informazioni sono più informali e spesso fatti da amici o da parenti che l'hanno preceduti, li hanno preceduti su quei percorsi. È vero che ci sono anche le radio che trasmettono nelle nostre lingue, per esempio una c'è in Francia, da cui si racconta, per esempio, tutto l'orrore del Sinai veniva raccontato quasi quotidianamente. Grazie a internet riescono oggi, anche nei villaggi più sperduti, ci sono in giro i cellulari, quindi sui cellulari arrivano le informazioni via SMS, via Facebook e così via. I giovani riescono a trovare tutte le informazioni. Però non so se hanno tutti gli elementi per valutare i rischi, per valutare i pericoli realmente. Preferisco tentare la fortuna. Se sono fortunato arriverò, altrimenti morirò. Quindi c'è una specie di fatalità. L'informazione su internet ce ne sono tantissimi, perché ogni volta che noi riceviamo i segnali, quando riceviamo le situazioni di abusi nei vari centri di detenzione anche lungo questo percorso, noi poi li pubblichiamo sul nostro sito, anche li raccontiamo ai giornali, quindi viene pubblicato in diversi mesi di stampa. Però si fidano come prima mano e di quello che dice il familiare e di quello che dice l'amico che li ha preceduti. E gli danno quelle informazioni sommarie e gli dicono: sì, ti può capitare questo pericolo, io ho fatto così, 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 e tu vedi la tua fortuna. Molti lo dicono, però i giovani che sono giù non li ascoltano. Dicono: ah, tu sei arrivato dove hai voluto, stai facendo per loro, stai facendo una bella vita, vuoi che io non arrivi, non raggiungo quello che hai raggiunto tu. Lì non è sempre chiaro perché la prima barriera è la lingua e spesso sì. C'è un mediatore culturale, però uno per non so quante centinaia di persone, quindi l'informazione non è che arriva è chiaro e così. In più queste persone vengono già con dei preconcetti o precondizioni, idee che si sono fatti da quello che hanno ascoltato, per cui tutti che gli dicono appena arrivati in Italia o in Grecia, evitate di dare le vostre impronte digitali perché altrimenti scatta l'accordo di Dublino, quindi non potete più poi raggiungere i vostri familiari, parenti, amici che sono nel nord Europa. L'informazione serve per poter almeno aiutarli a fare delle scelte con più prudenza. Questo sì. Però informazione da sola non basta, e da quello che ci hanno ripetuto tante volte. Dateci un'alternativa. Il primo impegno è dell'Unione Europea, ma non solo, di tutta la comunità internazionale, deve essere di andare alla radice del problema e cercare di risolverlo. Questo richiede molto lungo tempo, però bisogna cominciare a fare qualcosa. Secondo, si può creare in questi paesi vicini, per queste persone, garantirgli una condizione di vita più dignitosa. L'informazione, se è accompagnata con dei progetti che gli permette a queste persone di avere un momento di serenità anche nei paesi limitrofi da cui sono fuggiti, e possono pensare, guardare e valutare anche le informazioni che arrivano con più tranquillità.
sono bombardati da tante informazioni, però che non hanno il tempo di valutarli, perché da una parte il costo della vita che li costringe a di fare scelte più rapide possibili. Lo svizzero deve comprendere prima di tutto qual è la reale situazione oggi in Eritrea o in Etiopia o in Somalia o in Sudan o in Siria da cui arrivano questi flussi di profughi, di richiedenti asilo. E spesso le informazioni che arrivano non sono complete. E, per esempio, sei tu il più informato degli svizzeri. Se tu chiedi perché arrivano gli eritrei, l'unica cosa che sa, fuggono dal servizio militare. Però non sa che cosa è il servizio militare in Eritrea, cosa comprende quel servizio militare in Eritrea. Se noi capiamo il motivo, uno dice: ma se io fossi al loro posto, se io mi trovassi in quella situazione, cosa farei? Fuggirei o no?